un cinema all'aperto. E al Sopra il Principe c'era un'ex sala da ballo, perché nel dopoguerra ballavano da tutte le parti, e c'era questo enorme camerone, come ricordo, di pista da ballo, e in fondo c'erano tre stanzette, se non sbaglio. Pier l'ha preso, e dice: mi ha fatto il club. Perché è chiamato club? Perché era venuta questi giovani teppistelli, loro, io non ho mai fatto nulla di ciò, andavano in giro a fregare le targhe, tutte le targhe, insomma, perché allora se guardava molto l'America, se queste case americane con le bandierine a triangolo, le cose. E hanno fregato, un affare così di marmo, questo Esperanto Clubo, rotto in due, è rimasto Clubo, ecco perché è chiamato Clubo. E lì ha fatto le prime prove murali, i vicini. Qualcuno più fortunato lo adoperava anche per come a Bologna si diceva, trappolo, insomma. Ma più che altro ci facevano dei grandissimi cabò, dei bellissimi cabò la mattina. Qua per il non modenesimo a tradurre la parola cabò, che esiste sulla Modena e di cui è ancora misteriosa l'etimologia. E una volta tentai anch'io di usarlo come trappolo, soltanto che ero lì da pochi minuti con questa ragazza, che poi giuro non ho mai più visto in vita mia, ma non per l'episodio, quello lì, per i casi della vita. Alfio teneva lì la batteria. Arrivò prima di Alfio, che arrivava disturbo, perché adesso un po' disturbo, ma niente, senza fare una pica si è messo ciacciacciù, aspetta pure dopo mezz'ora, è tardi, andiamo via. E ti giuro, questo non l'ho più visto in vita, ma non credo per l'episodio, cioè così, casualmente. Cioè era una compagnia nata attorno via Verdi, via Puccini, no? Perché abitavamo, era un quartiere del tutto nuovo allora, e abitavamo tutti gli attorni ed eravamo un gruppo di 4-5 persone che poi aveva attirato altri, tipo Dodo Veroli e così. Bovi. Beh, Grand Italia, cioè voi vi spostavate tra Grand Italia e Clubo? No, Grand Italia. Grand Italia è dopo. Molto, molto. Allora era il Bar Verdi, sì, il luogo che era un bar su via Verdi. Un barettino che è durato fino al 58-59. Dopo abbiamo cominciato a trovarci a Grand Italia. Il club c'era già, il club è del 57, direi, sì, più o meno. Fino al 60 è durato. Dopo abbiamo perso interesse più che altro. Però io il Bar Italia l'ho frequentato pochissimo, perché nel 60-61 mi sono trasferito a Bologna. Quindi lo frequentavo nel 60, che suonavo alla Salvarola. E poi dopo sono andato a Bologna, quindi negli anni, chiamiamo beat, come dicevamo prima, io non c'ero più. Francesco e i suoi genitori, il suo papà è trasferito alle Poste di Bologna, ora che si sistemano, Francesco sta da me 3 mesi e mia mamma una volta ogni settimana, quando c'era, mi diceva: come sta Francesco? E erano passati nel frattempo 30 anni, insomma. All'inizio erano degli amici che hanno deciso di suonare assieme, quel periodo suonavano tutti, quindi ci sono state diverse vicissitudini. Alla fine di queste vicissitudini, nella mia cantina, io, Franco, Vittorio, Maurizio e Pierluigi Farri abbiamo dato il via a questo progetto, che allora era solamente nelle intenzioni. Fondamentalmente non eravamo l'orchestrina, ma quasi. È l'unica cosa che avevamo di diverso, che c'erano delle canzoni particolari, a noi piacevano, le si faceva, e quando andavamo nei locali dovevamo fare un compromesso, cioè suonare quello che il locale o la gente voleva. In cambio ci davano quella mezz'ora, quella tre quarti d'ora, dove potevamo fare quello che volevamo noi. Allora in quel periodo abbiamo conosciuto Italo Cucci, quello del Resto del Carlino, e è riuscito a farci ingaggiare a Riccione d'inverno per quasi 2 mesi. Per noi era la manna, perché a parte le 2 lire ci permetteva di mettere ancora più a punto questo nostro progetto, solo che lì suonavamo dalle 9 finché c'era gente. E di conseguenza la cosa era abbastanza pesante, però in cambio avevamo che il sabato e la domenica
come si faceva una volta, o forse lo fanno ancora adesso, tutti venivano al mare e quindi c'era bella gente. E questa bella gente, guarda caso, gli piaceva anche queste cose, quindi si è avuto anche un pochino più di coraggio, però torno a dire, stiamo parlando del 63, quindi sono passati esattamente 45 anni, e da allora poi le cose le conoscete un pochino anche voi, insomma. E io volevo chiederti, il vostro tipo di abbigliamento lo scegliavate a seconda della moda dei giornali o andavate dal sarto? Ecco, il nostro tipo di abbigliamento, sapete per quale motivo si chiamava casual? Tipo questo, per questo è un po' più questo è stato, chi era il sarto che faceva queste cose? Courage. Non so da dove si è venuto fuori, però era sicuramente originale, sì. Di conseguenza qualche sarto, qualcuno ce l'ha fatto. In quel periodo avevamo il nostro road manager, che era quello che ti portava in giro, solo che allora il road manager faceva tutto, guidava la macchina, portava le valigie. Siccome lui era un po' simpaticamente diverso, e gli è venuta questa idea qua, quindi in qualche maniera non dico che è una moda effeminata, ma è originale. Sì. E di conseguenza noi poi questa qui l'abbiamo utilizzata solamente a Sanremo, lì era una cornice che poteva andare bene. Dopo il resto, andare a suonare in un locale da ballo con sta roba qua, ci tiravano le polpette veramente. Quindi... Voi personalmente avevate un sarto, andavate in no. Voi era... avete fatto un negozio addirittura a Milano ai tempi dei bimbi. Allora, questo è un altro discorso. Sì. Quando ci sono venuti da noi due imprenditori che non erano andati bene nell'edilizia, e gli è venuto il pallino di aprire un negozio d'abbigliamento. In cambio volevano il nostro nome, quindi diventava un'unione, una joint venture, come la chiamano, dove loro facevano gli industriali e noi in qualche maniera appoggiavamo questa iniziativa per dargli risalto. Avevamo vicino Carlo Monti, che era lui che ha inventato le magliette, che mettendole nell'acqua colorata venivano fuori che sembravano psichedeliche. C'era Giorgino Mantovani, quindi c'erano comunque dei personaggi di moda che in qualche maniera ci hanno seguiti in quel periodo lì, ognuno con le proprie funzioni. Quando abbiamo preso la Rolls Royce, nessuno di noi aveva la patente e Giorgio Mantovani la guidava lui. Voglio dire, era sempre una Rolls Royce, non era un topolino. Però con naturalezza, non ce ne siamo mai fatti carichi che questo fosse, come li chiamano, non so se si può dire i boroni, lì era un fatto di praticità. Infatti quando noi andavamo a casa, Giorgio si prendeva la sua Rolls, chissà dove andava, però non è mai successo niente, quindi era una cosa molto simpatica. E questa è la realtà di tante piccole cose che sono avvenute, che poi hanno dato vita a una decina di negozi. Perché? Perché nel frattempo questi due furboni che erano con noi avevano fatto anche la fabbrica, quindi si inventavano un po' quello che erano i modelli, perché allora tutto andava bene, casual voleva dire casualità, tant'è vero che noi la prima cosa che c'era la si metteva addosso, in questo ci sembrava originale, ma in effetti era un fattore di comodità. Ogni negozio che decideva di aprire, che so io, a Modena, come poteva aprire dall'altra parte, veniva scritto il nome e si impegnava a prendere il 50% del materiale dalla fabbrica dei nostri amici furboni. E la cosa si era allargata, oltretutto noi ogni negozio dovevamo andare a fare lo showcase, cioè quando apriva, finché la cosa è morta nel nulla, perché alla fine queste persone probabilmente non avevano la capacità dei grossi industriali. Proviamo via con il playback. Partito. Partenza playback. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Seduto in quel caffè io non pensavo a te. Giornale radio. Ieri, 29 settembre. Guardavo il nostro. Ma dov'è il batterista? Fermo, è inutile. Io sono qua. Macchinisti, mettete una pedana sotto al batterista che non si vede. Dai, presto. Ecco, bravo, bravo Tello. Dai, attenzione. Riparti con playback, vai. Partenza playback. 1, 2, 3, 1.